Dall'arrivo del periodo che ci ha lasciato chiusi in casa per tantissimo tempo, per molti è diventata la normalità cominciare a lavorare tanto da casa. Per me non è sempre stato così, io ho sempre lavorato tanto da casa e in ufficio. Ed oggi quindi voglio parlarvi della mia soluzione che adotto per lavorare in casa. Come digital artist sono abituato a lavorare su diversi dispositivi e soprattutto avendo sia uno studio, un ufficio che una postazione in casa, nel tempo mi sono abituato a saltare da sistemi macOS a workstation sia assemblate che preassemblate con Windows. Questa possibilità che ho avuto di saltare da una postazione all'altra mi ha anche dato il modo di cominciare a guardare le cose in un modo diverso e negli ultimi anni mi sono avvicinato molto di più al mondo delle workstation assemblate PC piuttosto che ai Mac. Questo non vuole essere una descrizione di quanto è sbagliato oggi comprare un Mac, ma dopo tre anni di utilizzo di un iMac Pro configurato a fine 2018 circa, quindi uscito nel 2018, fine 2018, non ricordo, comunque eravamo tra fine 2018 e inizio 2019, ho acquistato un iMac Pro, un'ottima configurazione con 10 CPU, con processore Xeon da 10 core, quindi parliamo di 20 core logici e 64 GB di RAM, la Vega 64, una cosa del genere, era al momento della configurazione la massima configurazione per quanto riguarda la scheda video, mentre per le CPU si poteva ancora salire. Diciamo che quella configurazione, che mi è costata davvero tantissimo e parliamo di circa 8.000 euro, mi ha dato delle belle soddisfazioni, non soltanto estetiche, perché era un prodotto fantastico come design. Ho cominciato ad averlo prima in ufficio, poi dopo che sono arrivate queste workstation Dell in ufficio ho portato il mio iMac Pro nel mio home studio e l'ho utilizzato come main computer. Da considerare che il lavoro che faccio, naturalmente non mi soffermo mai sulle 8 ore lavorative, ma comincio la giornata in ufficio, la termino a casa a continuare a lavorare ai progetti e poi dedico anche tempo a ricerca, sviluppo e conoscere sempre nuove cose. Questo perché nel settore del graphic design, degli effetti visivi, del 3D, e diciamo che non si smette mai di imparare. E ho lavorato per 2 anni e mezzo abbondanti con quella macchina, fino a che, dopo aver fatto un grande progetto, ha cominciato davvero a scricchiolarmi in mano. Lavorato per tanto tempo ad un progetto molto intenso, con risoluzioni molto alte, è stato piuttosto frenetico il lavoro fatto, durato molti mesi, ho deciso quindi di cominciare a pensare di cambiare workstation. In realtà all'inizio, dato che la necessità era quella di avere una macchina più potente per poter renderizzare 3D, ho pensato bene di costruire una seconda macchina in casa da poter utilizzare come nodo di render, quindi soltanto una macchina che si accendesse, potenza CPU, partisse il render e dopo si spegneva. Mi sono reso conto poi, comprando componenti, scambiandole, ricambiandole e riscoprendo un pochino il mondo della componentistica per gaming, che porca miseria erano molto più potenti di una eventuale configurazione che potevo fare con Mac, più che altro non più potenti. Nel beneficio tra costi e spesa probabilmente spendevo molto meno per ottenere delle determinate performance che a me interessavano. E quindi, cambiando e scambiando componenti all'interno di questo computer, di questo nodo, praticamente è diventata la mia workstation con un budget neanche troppo elevato. Penso che sono arrivato intorno ai 2.000 euro circa di budget. Ho aggiunto adesso altri 300-400 euro di budget perché ho fatto un piccolo upgrade, ma ve ne parlo più avanti. Quindi, da utilizzatore di Mac, grandissimo utilizzatore di Mac, tant'è che ho ad oggi ancora un MacBook Pro da 16 pollici che utilizzo in casa quando faccio lavori un pochino più piccoli, perché non riesco a stressarlo tantissimo. Ho ancora l'iMac Pro in ufficio come seconda macchina. E poi ho questa macchina, questa workstation basata ad oggi su AMD Ryzen 9 5900X. Allora, oggi saremo un pochino più tecnici e più amanti della tecnologia e dell'informatica, quindi sentirete probabilmente soltanto questa sigla perché altre non me ne ricordo.
però sappiate che almeno sul processore ci tengo tantissimo. In realtà quando ho assemblato questo computer il processore era un altro, era un AMD Ryzen 9 3900X, quindi parliamo della generazione 3000, che è la generazione precedente a quella attuale, che è per l'appunto la 5000. All'epoca purtroppo avevo meno competenze nella scelta, all'epoca parliamo di 6 mesi fa, avevo meno competenze nella scelta delle componentistiche, ma ho colmato questo gap in pochissimo tempo, fino a che l'esigenza mi ha portato a dover acquistare un'altra CPU. Ebbene, quindi che mi sono upgradato la mia macchina e dà tantissime soddisfazioni. Vi dico subito che la configurazione è sì potente, ma potente per le mie necessità. Probabilmente non sarà potente per un gamer, ma per quello che devo farci io in casa è molto più che performante. Gran parte del lavoro quando lo faccio in 3D e la velocità che a me serve è quella in render 3D, io utilizzo un motore di render che utilizza solo CPU, parliamo per i più avvezzi ad Arnold Render, il lavoro è basato su Cinema 4D e quindi avevo bisogno di questi 24 core logici che mi danno un bel boost in render, almeno per le preview. Poi quando devo renderizzare utilizzo tutti i processori che ho in ufficio, e parliamo di molti più processori. All'interno ho montato 64 GB di RAM, non mi sono soffermato tanto sulla velocità della RAM perché sì, ne utilizzo tantissima quando lavoro in Compose, lavoro con After Effects, quando monto video con Premiere Pro. A me serviva soltanto tanta RAM abbastanza veloce, quindi non ho preso la più costosa, sono delle Viper, 64 GB di RAM, due banche da 32. Poi ho installato un SSD NVMe dove c'è da 1 TB, dove c'è il sistema operativo, che è un Samsung 970 Pro o un Crucial Pro, una cosa del genere, non mi ricordo quale dei due ho installato, e poi altri due SSD, questa volta invece quelli classici da 2,5 pollici, uno da 1 TB e un altro da 2 TB, che mi servono solo esclusivamente per i dati e per la cache dei programmi, quindi totalmente SSD all'interno della macchina. Veniamo invece a quella che tutti i gamer vogliono sentirsi dire, la scheda video. Beh, io ho dovuto comprare la scheda video nel periodo peggiore in cui si potesse comprare una scheda video, e quindi mi sono dovuto accontentare di quello che riuscivo a trovare usato. Ho davvero cercato tanto per evitare i bagarini del nuovo, ho trovato un ragazzo dopo essere riuscito a comprare PlayStation 5, si stava liberando dei componenti del suo PC, e ho trovato una RTX 3060. L'ho pagata, anche se usata, più del nuovo, naturalmente. Utilizzo una Zotac RTX 3060 non Ti da 12 GB di RAM ed è la versione più piccola con soltanto due ventole, e comunque mi dà delle ottime performance quando lavoro in viewport, quindi con Cinema 4D, quando devo fare delle preview veloci, o quando lavoro in compositing o in montaggio. Mi dà davvero un ottimo boost e sono davvero molto soddisfatto. Naturalmente tutto installato all'interno di un case, avrei voluto un case un pochino più bellino, ma realmente buttato sotto una scrivania. All'interno ci sono delle ventole bianche della Corsair che ho comprato perché non facevano rumore, ne avevo alcune che erano piuttosto fastidiose e rumorose, come le ventole che erano presenti nel dissipatore a liquido della Coolmaster, che è il Master Liquid Light 240, quello che è installato in questa macchina. Certo, un case un pochino più bellino rispetto a questo Coolmaster, proprio letteralmente di battaglia, l'avrei voluto, ma ripeto, non ho trovato di meglio al momento, perché poi ho dei fornitori qui locali e non avevano quello che io cercavo, o avevano qualcosa che costava davvero troppo, quindi mi sono, dato che è soltanto un contenitore per me in questo momento, ho preferito questo Coolmaster, che comunque fa la sua porca figura, se è ben allestito. Io purtroppo l'ho buttato sotto una scrivania, quindi è bello nascosto, è pieno di hard disk sopra, quindi oltre quello purtroppo non può fare esteticamente, però la macchina, questo genere di macchine possono essere facilmente rese molto più fighe con qualche piccolo accorgimento. Come mi trovo con una workstation con AMD Ryzen 9 5009? Beh, molto molto bene. Da quando sono ripassato a Windows come sistema principale mi sono sentito un pochino sballottolato, perché Apple con macOS ha tantissime chicche e finezze attorno a sé che rendono l'utilizzo di questo sistema operativo davvero molto intrigante. Però purtroppo oggi comprare un Mac Pro e spendere tantissimi soldi con la rivoluzione dei processori in casa Apple, dover prendere comunque degli Xeon,
Beh, non sono stato così convinto, anche special modo dal budget di destinazione che dovevo allocare per prendere una macchina del genere. E quindi, ripiegato sull'assemblare un computer, mi sono ritrovato ad amare assemblare i computer. Quindi quanti più ne assemblo, più mi diverto ad oggi. E anche a montare e smontare in continuazione. Insomma, questo è il mio setup. Non vi faccio vedere la scrivania perché non è tanto bella da vedere. L'unica nota che posso darvi sulla scrivania è che utilizzo un LG 21 noni da 34 pollici. Vi lascio la sigla e ve lo lascio qui sotto in descrizione perché quello è molto figo. Quello mi si è anche crepato durante un trasloco. Ho dovuto sborsare il costo quasi del nuovo per farlo riparare. Insomma, siamo giunti alla fine di questo video. Io vi ricordo di seguirmi su tutte le mie pagine che trovate qui sotto, dal profilo Instagram alla pagina Facebook, e di iscrivervi a questo canale per non perdere tutti gli altri video che stanno per arrivare. Io sono Luca Auletta, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prossimamente in un nuovo video.